Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore, ma questa sera invece di intervistare un autore come siamo soliti fare, abbiamo con noi un editore, l'editore Scuderi, e vogliamo sapere un po' della storia della Scuderi e poi faremo qualche domanda che riguarda l'editoria. Allora, la Scuderi, quando nasce? Ha una notevole storia, ho visto un po'. Sì, in effetti nasce nel 1991, precisamente avevamo indirizzato il nostro modo ovviamente di fare promozione per i testi per quanto riguardavano pubblicazioni di legislazione, però ci siamo accorti che insomma si avvicendavano insomma nomi, firme anche importanti con la richiesta di dover pubblicare, quindi abbiamo allargato i nostri orizzonti a livello di ovviamente di altri filoni editoriali, quindi abbiamo completato diciamo poi con tanti altri filoni il nostro modo di essere presenti sul territorio nazionale e anche oltre. L'Associazione Italiana Editori dice che le case editrici al sud sono poche, fate eccezione per la Campania e la Scuderi sicuramente è un'eccezione, questa difficoltà un po' nel sud forse di riuscire a portare avanti un discorso editoriale, voi l'avete riscontrato oppure allora, siete riusciti ad andare oltre? Io non direi tanto di fare una differenza tra sud e nord, sappiamo perfettamente che la figura dell'editore è una figura imprenditoriale, quindi come tutte le imprese, solo che noi, ad eccezione dico io, per me il libro è nobile, quindi ovviamente ci sono delle difficoltà. Le difficoltà quali possono essere per noi piccoli editori che camminiamo sugli stessi binari dei grandi loghi editoriali, ma nella distribuzione, nella promozione alcune volte veniamo un attimino bloccati, perché dipende anche dalla quantità ovviamente dei testi che dobbiamo distribuire. Sappiamo perfettamente che noi anche presso le librerie dobbiamo andare in conto deposito, però il risultato per noi piccoli editori, quando effettivamente il lettore è entrato, è stato colpito dalla copertina, da un incipit e anche dal tantam che noi ovviamente facciamo nello stesso modo dei grandi marchi editoriali, è una grande soddisfazione effettivamente. Allora, quale potrebbe essere eventualmente? Cioè la partecipazione alle fiere, la partecipazione a delle giornate dove, di promozione per il libro, e sappiamo perfettamente che tutto questo è ovvio che ha anche dei costi, ma l'affrontiamo perché l'imprenditore sa di avere la spada di Damocle sulla testa, ma va avanti perché crede nel suo lavoro. Giovanna Scuderi, titolare della Scuderi Edizioni, cosa pensa di questa nascita di tante case editrici in quest'ultimo periodo? È una cosa positiva o per l'autore c'è forse qualche rischio nascosto che è giusto sottolineare? Ma io non vorrei ovviamente insomma fare nessun intervento in merito, dico soltanto che se si sceglie di fare ovviamente questo diciamo per passione non si guardano ovviamente i sacrifici di nulla, se invece deve essere solo ed esclusivamente impresa, e allora lì il rischio quale potrebbe essere? Che viene fuori qualcuno che ovviamente avvia l'attività e poi per vari motivi, come dicevo, siccome ci sono tanti sacrifici anche economici, purtroppo penso che insomma prima o dopo insomma cede. E questo un po' penso più che altro. Ultima domanda, questa sera siamo alla Mondadori di Nocera, presentiamo, o meglio la Scuderi presenta tre autori, tre libri, due libri di poesia e uno il cui autore è sempre un poeta, ma è un libro comunque di narrativa. Possiamo dire qualcosa per introdurli allora, in anticipo? La narrativa per l'autore Carlo Parente è ovviamente la prima volta che si cimenta, è una diciamo quasi autobiografia da parte sua romanzata, anche se il personaggio non lo rappresenta perché non è lui. È costato a lui tanti anni veramente, perché ovviamente la differenza tra i versi e la scrittura, in questo caso per la narrativa, insomma, comporta ovviamente un impegno maggiore. Per quanto riguarda invece Giuseppe Vetromile e la giovane architetto
Benedetta Roca, in effetti sono dei passaggi per Benedetta Roca, è un passaggio ovviamente di avvio a quello che può essere la scrittura. Tra l'altro il libro della Benedetta Roca è anche completato da disegni di un giovane illustratore, Andrea Matarazzo, e quindi diciamo che è una doppia veste: la poesia muta attraverso ovviamente un'immagine, un'illustrazione, e i versi della Benedetta Roca. Giuseppe Vetromile invece è un personaggio, un poeta conosciuto a livello nazionale, vincitore di tanti concorsi, è il curatore di alcune siloge della nostra casa editrice, e anche fa delle prefazioni per i miei autori. Quindi ovviamente stasera la novità è tre lettori, tre autori che si confronteranno non solo con il pubblico, ma saranno anche in dialogo con degli amici che conoscono la loro carriera di scrittura. Una serata quindi molto interessante, sì, molto articolata. Ringraziamo Giovanna Scuderi. Grazie. Della Scuderi Edizioni, e buon bocca vorrei al lupo. Vorrei soltanto completare che queste serate sono anche organizzate quasi a forma di spettacolo, con uno spettacolo, perché abbiamo il teatro, quindi la lettura da parte di alcune attrici, Susanna Popoli e Angela Cutillo, che fanno parte dell'associazione Piano Terra Duo, e dal maestro Michele Estorti, un fisarmonicista del Conservatorio di Avellino. Ma noi continueremo a seguire la Grazie. Scuderi e potremo approfondire ulteriormente tutte queste novità che ci ha prospettato. Grazie a lei, dottoressa, grazie ancora.